Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Ce soir, Paolo Conte. Regia di Vittorio Attamante. Pubblico di Radio 2, buonasera. Io ho guardato la gente danzare, non sono mai stato personalmente un ballerino, perché la mia generazione ha sformato soprattutto ballerini con velleità di dragueur, e quindi ballavamo più che altro il lento, e però ogni tanto comparivano dei ballerini coreografici, ballerini spettacolari, da jitterbug, da boogie. Io ho appunto ambientato la canzone Boogie in un non ben precisato luogo di dancing nero americano dell'epoca che mi piace, tra gli anni 20 e gli anni 30. Ho cercato di definire tutti i partecipanti a questa kermesse, dai ballerini stessi, maschio e femmina, usando un po' tutti i sensi, compreso l'olfatto. Ho cercato di definire anche personaggi che sono nel luogo e in qualche modo partecipano a questo ritmo generale, prima di tutto l'orchestra che si muove e poi che è sempre presente nei momenti di pausa, si fa sentire, e poi non so, la cassiera che mastica le caramelle, che io ho battezzato alla Scane, come secondo certi neologismi che mi piace ogni tanto inventare. Persone invece anche che sono lì presenti, ma che non fanno niente, sono degli spettatori e che comunque assorbono completamente il senso, il gusto e l'atmosfera del luogo, degli avvenimenti che succedono in questo posto. E poi c'è un personaggio che non fa niente, che ha il ruolo di osservatore. Questo mi è abbastanza caro, questo tipo di individuo, l'ho usato forse anche in altre mie canzoni, proprio per intanto non entrare mai io personalmente nella vicenda raccontata, ma crearmi una specie di osservatore, di scout, di esploratore di quello che succede. Dancing è una canzone che fa pandan con la canzone Boogie, perché anche in questo caso tutto è ambientato in una sala da ballo, anche qui non ben precisato il luogo, ma direi senz'altro sudamericano. Ballerini di tango e ballerini di rumba. E qui mi è venuta poi nel finale una discreta trovata di cui sono un pizzico fiero, che è la frase che dice che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. Anche perché poi da esperto di ritmi si potrebbe anche dire che si tratta effettivamente dello stesso ritmo presentato in una forma più brillante. Sostanzialmente questi sono due ballerini di rumba, uomo e donna, i quali si accorgono che durante le loro evoluzioni, i movimenti che fanno, che hanno sempre, come un po' in tutte le danze di tipo sudamericano, qualche cosa di rituale, qualche cosa anche di emblematico, si accorgono che stanno mimando dei passaggi e degli stati d'animo della loro esistenza umana. C'è da parte dell'uomo che racconta un senso di solitudine che
si riflette in movimenti quasi di devozione verso la sua partner, movimenti che sono degli inchini, sono delle esitazioni, sono degli abbandoni, perché ogni tanto questi ballerini stanno avvinghiati, in altri momenti si allacciano, in altri momenti si slacciano. C'è questo senso di ripercorrere attraverso una danza un po' tutta una vita o un'avventura sentimentale, magari prima non capita soltanto in quel momento, che è un momento in parte concreto, ma anche un momento molto astratto, in cui il sogno fa la sua apparizione continuamente. Allora, Sud America, intanto io vorrei dire che nonostante il fatto che le mie preferenze in fatto di musica siano più che altro nordamericane, tuttavia io ho cercato di avvicinarmi quanto più potessi alle possibilità ritmiche della musica sudamericana, perché dovendo sempre fare i conti con la lingua italiana, che ha delle costrizioni di tipo metrico, soprattutto sul versante ritmico, e che si scontra in certi casi in modo molto duro con le cadenze musicali di tipo diciamo celtico, insomma inglesi o americane, invece con la musica latina hanno più punti di contatto le parole italiane, metricamente parlando, e quindi riesco a domare meglio le parole sui piedi e le cadenze della musica. Questo non toglie che poi, avvicinandomi alla musica sudamericana, anche un po' per i motivi che ho detto, tuttavia io non ne abbia raccolto il fascino e il senso di avventura che l'ambiente sudamericano continuamente può offrire. Non ho potuto dimenticare in questa canzone alcuni contrasti che nel paesaggio metropolitano di una città sudamericana si possono rilevare, e che sono fatti di cose come i grattacieli, magari molto, molto nuove, ma contemporaneamente di cose molto antiche, di atteggiamenti rituali, tribali e soprattutto anche di presenze di etnie che vengono da altri luoghi lontani. Io non ho potuto assolutamente esimermi dal far comparire anche un emigrato italiano. Sappiamo soprattutto in Argentina quanti genovesi ci sono stati, e quindi a un certo punto mi è venuto fuori uno dei miei idoli di football, che era Schiaffino, grande genio del calcio moderno, che era di origine ligure, di origine genovese. Poi non ho potuto dimenticare le esagerazioni tipiche dei sudamericani, capaci di offrirti un discorsetto sopra un semplice incidente di tamponamento di due macchine in un posteggio, come se fosse una questione di massimi sistemi, così come contemporaneamente parlandoti di Dio si limitano a fare un gesto che ti indica l'immensità attraversata da un aeroplano.
Ecco, questo è sostanzialmente Sud America, che vede poi confluire tutto il suo succo nel ballo, ancora una volta, nel ballo di due ballerini che, altra mia piccola buttad, aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Come dicevo prima, io veramente non sono mai stato un ballerino, ma ho osservato molto volentieri i ballerini e li ho anche molto invidiati. Credo di averli osservati con spirito forse più da pittore che da musicista, perché le movenze, sia quelle flessuose delle donne, sia quelle magari più rigide, però energiche degli uomini, sono stati sempre così visti dai miei occhi, col desiderio di carpirli e di trasferirli magari in un disegno, in un quadro. Buonasera, pubblico di Radio 2. Vedete, io che sostanzialmente sarei stato una persona dedita alla pigrizia e so benissimo che non mi sarei mosso da casa mia per fare il turista. Ho finito per accettare, e questo anche molto volentieri, l'opportunità di girare il mondo un po' obbligato dal mio mestiere, ma attraverso quest'obbligo anche spinto ed esortato a guardarmi intorno in giro per il mondo, con l'alibi, ma neanche l'alibi, con la giustificazione verso me stesso di avere qualche cosa di vero da fare. Questo non mi ha fatto mai sentire un turista. E anche se le possibilità di vedere a fondo una città non le ho mai avute, ma mi ha insegnato anche l'arte, con pochi sguardi, di cercare di captare l'atmosfera e il colore di fondo di certi luoghi. E io poi, come viaggiatore, amo in certi casi addirittura toccare con le mani la terra. Mi piace sentire proprio la consistenza del terreno su cui poggi i piedi, anche il colore della terra. Questo me lo ricordo per esempio in Brasile, dove ho dedicato molto, proprio con i miei polpastrelli, al assaggiare la friabilità del terreno brasiliano. Così come vi posso anche dire che questa è così una stranezza, ho sempre considerato che quando attraversiamo dei luoghi che sono stati frequentati dagli Etruschi, ce ne accorgiamo. Qualcosa nelle luci del cielo, nel colore dell'aria, nel fondo delle tinte del terreno, ci dice che sono passati loro. E questa strana sensazione che mi può prendere tranquillamente in Toscana, in Umbria, a Talamone, dove effettivamente solo sono passati loro, stranamente mi ha colto a San Francisco. Io, come ho visto San Francisco, che è una città molto particolare, probabilmente perché si trova su una falda anche vulcanica, non lo so, adesso non vorrei dire delle imprecisioni, però mi ha dato la netta sensazione di essere in una città etrusca. Allora, Aquaplano è intanto una canzone che contiene un'indagine, cioè un'indagine fatta a bordo di un piccolo aeroplano sulla baia di quella che io, con mio pudore, ho chiamato in italiano il fiume di Gennaio, che è poi la traduzione di Rio de Janeiro,
perché Rio de Janeiro, quando è stata scoperta, si pensava che fosse sulla baia di un fiume, ed è in gennaio che è stata scoperta a Rio de Janeiro. E quindi questa indagine è condotta da un personaggio che non sono certo io, anche se è trattato in prima persona la canzone, che si accorge che sull'acqua, e prega il pilota di scendere per verificare meglio, si accorge che sull'acqua sta oscillando un grande pianoforte coda, e si domanda perché, e comincia a fare delle supposizioni, e sono supposizioni di tipo sentimentale, perché immagina che con una forza erculea data dalla disperazione qualcuno abbia scagliato da una nave un pianoforte intorno al quale gambe di belle donne e sguardi di bella vita avevano prima fatto festa. Pesce veloce del Baltico è una frase che io sentivo raccontare da mio nonno quando criticava il modo mellifluo e anche poco serio di tanti ristoranti di offrirti un piatto semplicissimo però ammantato di un titolo che ti facesse pensare a chissà che cosa. L'azione si svolge in triste hotel sperduto nella pioggia dove sono rintanati in attesa di poterne uscire dei rappresentanti di commercio che sono in realtà degli incantatori, degli illusionisti, ma sono tutti uomini soli in questo luogo in cui non si comunica. C'è soltanto la presenza di una radio, e questo è perché, avendo io vissuto i tempi in cui la radio era la compagna in casa durante la cena, durante il dopocena, e non aveva assolutamente tutto lo sfarzo che ti può offrire invece un televisore, ma ti costringeva a guardare lei. Tu ascoltavi, immaginavi, sognavi, guardavi magari in faccia le altre persone che erano intorno a te, ma soprattutto i tuoi occhi continuavano a puntare quell'oggetto, la radio, che aveva delle forme in certi casi quasi esotiche, quasi orientali. Io in questa canzone parlo apposta di una pagoda mongola come forma della radio. E Sotto le stelle del jazz è una canzone dedicata al come eravamo, cioè come eravamo noi, quattro gatti in Italia, appassionati di jazz, e stranamente ci somigliavamo, pur non avendo contatti tra una città e l'altra, ci somigliavamo tutti, ci ritrovavamo negli stessi gesti, negli stessi atteggiamenti, nelle stesse manie, nello stesso modo di vestirci. Avevamo naturalmente uno status così di matti che seguivano una musica che normalmente non piaceva, era diversissima da quella che veniva proposta magari dalla radio, dai dischi correnti. In quella canzone ho voluto ricordare questa grande notte di tempo passato sotto le stelle del jazz, cioè sotto le stelle di questo grande sogno, di questa grande caccia fatta a questa musica, una caccia alla bellezza che forse solo noi intuivamo. Le donne odiavano il jazz, e qui l'enigmista che è chiuso in me mi ha fatto dire non si capisce il motivo, con un doppio senso. Però le nostre donne, che io ho chiamato con un nome emblematico, Marisa, perché era un bellissimo nome italiano che oggi non è più tanto di moda, ma che allora
mi faceva sognare più di altri. Queste donne, tutto sommato, ci hanno sopportate con le nostre cravatte sbagliate, con il nostro spendere i soldi per comprarci uno strumento usando magari i cambiali per 2 anni. Questa è stata la nostra vita di cacciatori, di una bellezza, ripeto, che allora ci sembrava assoluta e forse rimane ancora in fondo al cuore come la preda più ambita che l'animo di qualcuno portato per la musica potesse inseguire. Abbiamo sentito Parigi, il titolo è Parigi, semplicisticamente Parigi, nient'altro che Parigi, perché io normalmente do i titoli alla fine delle canzoni, perché non ho mai voglia di darmi un argomento prima. Le mie parole nascono intanto sulla traccia di una musica e poi vengono piano piano quando 3-4 parole tra di loro cominciano a formare un'idea e danno un senso di una piccola storia. In questo caso protagonista è ancora una volta la pioggia. Ci sono due amanti che si incontrano e rapidamente finiscono in un piccolo hotel complice, e tutto si raccoglie nella frase intorno è soltanto pioggia, pioggia, pioggia e Francia. A questo proposito potrei dirvi che mentre a me italiano è piaciuta questa frase quando l'ho scritta, mi suonava bene, ma perché? Perché Francia è per me italiano comunque l'estero. Quando ho avuto occasione di soffermarmi sulla possibilità di una traduzione in francese di questa canzone, perché un francese la cantasse, mi sono accorto che gli dava fastidio, per lui francese, dire intorno è pioggia, pioggia, pioggia Francia, così come a me avrebbe dato fastidio dire pioggia, pioggia Italia. E ho provato allora a dire a questo traduttore, ma se vi dicessi intorno è pioggia, pioggia e Olanda, dice sì, sì, va benissimo. Parigi è la città ospitale per eccellenza per gli artisti, perché non c'è stato artista che non abbia fatto un pellegrinaggio a Parigi. Là si raccolgono un po' tutte le idee, là c'è la capacità di sentirsi figli di una identica divinità artistica. Parigi, come dire, ha fatto vivere tanti artisti, ha permesso a loro veramente di campare, adattandosi ai loro ritmi e offrendo un tipo di ospitalità che non è saggia, non è magari neanche organizzatissima, ma è un tipo di ospitalità, come si direbbe oggi, a misura d'uomo, dove i sentimenti sono sempre tenuti in vita come una fiamma, voluti. Io per esempio ho avuto modo, ascoltando dei provini di cantanti
soprattutto donne, parigine, di fronte a canzoni d'amore che magari non avevano neanche dei testi importantissimi da un punto di vista poetico, ma che contenevano invece le solite da millenni parole che si dicono nell'amore, tuttavia in quei 3 minuti la vivevano come una fiamma, come qualcosa di assoluto. C'è un senso del sentimentalismo inteso nella sua capacità proprio di far fiorire le storie, di far fiorire le divinità nascoste del pomeriggio, della notte o del mattino, che è tutto francese ed è una grande forza di Parigi. Trattando il Paradis, devo spiegare, è una canzone che ho scritto apposta per uno spettacolo teatrale, che era uno spettacolo teatrale dedicato ai personaggi e alle storie di Hugo Pratt. Io ho avuto intanto la fortuna di conoscere Hugo Pratt, fortuna che è un privilegio perché pochissimi potevano incontrarlo, ed era un uomo di una simpatia assoluta. Di lui, che io ho sempre letto tra i cartoonisti o fumettisti, o come li vogliamo chiamare, disegnatori di bande dessinée, come il migliore in assoluto, mi ha sempre interessato la sua grande capacità di riuscire con pochi tratti molto energici a mettere in chiaro subito l'etnia dei suoi personaggi. E più che le sue storie mi piacevano i nomi che lui dava ai suoi personaggi, perché sceglieva dei nomi, dei cognomi lontani nel tempo, collegabili con tranquillità tra l'Europa, l'Asia, l'Africa e il Portogallo, che erano già da soli capaci di dirti: quel personaggio combinerà questa cosa, quel personaggio ha questo destino, questo personaggio ha questa faccia, anche se lui poi la sapeva disegnare magnificamente bene. Trattando il Paradis, direi che è una canzone che ho scritto pensando che la cantasse, poi nel disco ho finito per cantarla io, ma pensando che la cantasse il personaggio di Bocca Dorata, che era questa specie di fata, antica madre senza età, brasiliana, che accoglieva ogni tanto Corto Maltese nelle sue peregrinazioni, nei suoi viaggi, e lo consigliava con frasi magari segrete. In questo caso è lei che parla di Corto Maltese, di questo ragazzo che ha fatto dei viaggi folgorato da miraggi e ha attraversato oceani ed è approdato a una specie di antico paradiso, che è quello che forse lui voleva scavarsi da grande spettatore di tutte le vicende, perché poi Corto Maltese nelle storie di Pratt non ha mai agito veramente, ha sempre osservato. Parlavamo prima di Parigi e per me è stata molto importante, perché il primo rapporto proprio con il pubblico straniero l'ho avuto a Parigi. Devo spiegare che tecnicamente il privilegio è quello di essere chiamati dai francesi, né non di cercare di forzare la loro sensibilità per esibirsi nei loro teatri. Io ho avuto questo privilegio, cioè i francesi sono venuti a cercarmi, mi hanno offerto i primi 3 spettacoli a Parigi al Teatro de la Ville, spettacoli che non dimenticherò mai, perché quando io sono entrato in scena
Pensavo che sarebbero state 50 persone, invece era tutto esaurito per 3 giorni e perfino il tassista che mi ha accompagnato in teatro mi dice buongiorno, sono con te. E io credevo che fosse quasi una gag preparata dalla città. In realtà avevano fatto un bel lavoro e io infatti li ho poi seguiti, cioè stando ligio alle loro regole ho fatto successivamente delle tournée un po' per tutto il territorio francese, tournée che allora erano anche un po' scomode perché si viaggiava su pulmini un po' d'occasione, per strade secondarie, con la valigia in mano, ma è poi il mio destino. Poi adesso mi posso permettere magari alberghi migliori o viaggi meglio organizzati, ma sostanzialmente io ho sempre continuato a girare con la valigia in mano. E devo dire che il successo parigino e poi sul resto del territorio francese mi ha aperto improvvisamente tutte le porte dell'Europa, perché da lì, e questo significa che un successo parigino o francese rimane ancora una credenziale importante, quindi Parigi rimane una città dal punto di vista culturale riconosciuta. E quindi ho potuto andare in Germania, ho potuto andare in Olanda, dove ho avuto i successi più forti, e poi tutta l'Europa, compresa l'Inghilterra, che come ben si sa è un luogo molto difficile da conquistare, l'America, eccetera. E tutto è nato proprio dall'accoglienza che mi ha dato questa città. E mi ricordo che cominciavo proprio i primissimi spettacoli, cominciavo sempre con la canzone Hemingway, perché quasi mi piaceva a me forestiero far comparire in scena il fantasma di un altro forestiero, che nella canzone io avevo ambientato a Venezia, perché ero partito proprio nella mia modesta ispirazione più che dal personaggio, dal luogo. Io volevo una canzone notturna, la musica era di gusto notturno, volevo un'ambientazione notturna molto particolare, mi è venuta l'idea di una Venezia di notte, e da Venezia è venuto fuori l'Harris Bar, e dall'Harris Bar è venuto fuori un barman che parla francese, perché? Perché per me è italiano, il barman per eccellenza non può che parlare francese, ed evoca un fantasma che è Hemingway. E quindi eravamo due fantasmi sullo stesso palcoscenico che ci presentavamo ai signori francesi. Essendo io un compositore, ho un rapporto molto intimo con lo strumento sul quale nascono le mie canzoni, che è il pianoforte. E con questo strumento io ho avuto proprio una compagnia molto calda per tanti anni, ed erano gli anni in cui io facevo spettacoli completamente da solo, con il mio pianoforte, e ogni tanto aiutandomi con il kazoo, che è un piccolo strumentino primitivo fatto di carta velina, che mi è servito come illusione di avere un'orchestra, e che io ho sempre cercato di suonare un po' nello stile jungle, come suonavano Tricky Sam o Bubber Miley con Ellington. Ma ero completamente solo. Poi piano piano, avendo possibilità, ho cominciato a circondarmi di musicisti, prima gruppi piccoli, poi gruppi più grandi, e quindi la tavolozza si è arricchita di colorature,
che mi faceva piacere cercare da compositore. Ho sempre avuto per i musicisti che in quel momento mi stavano intorno negli spettacoli, una fierezza e un'amicizia molto molto forte. Ne sono sempre stato fiero, li ho sempre sostenuti e amati proprio. Tutti, non escluderei quasi nessuno. Ho dovuto però allevarli. Perché? Perché io sono più vecchio, perché mi sono sempre permesso di scrivere in maniera retro, perché questi sono i miei gusti, la mia inquietudine di andare a cercare la verità artistica indietro nel tempo, e nello stesso tempo avevo musicisti giovani, ho musicisti giovani non abituati per elezione ad andare indietro verso territori mai esplorati, che invece io conosco piuttosto bene. E allora devo fare un'opera di psicologia, cercando di capire dove mi potranno seguire, quali sono le loro affinità elettive, sulle quali io possa fare leva per condurli a una determinata sonorità, a una determinata pronuncia di frase. Ecco, facendo questo mi sono scoperto caporchestra a tutti gli effetti, con tutta l'autorità dolce, voglio dire, senza frustino, che richiedeva questo compito. Parlando sempre delle mie orchestre, devo dire che ho dovuto fare i conti con la varietà di colorature che certi miei pezzi richiedevano, anche perché erano magari brani molto differenti l'uno dall'altro, e una quantità di musicisti che le finanze mi limitavano. Questo però, siccome l'appetito aguzza l'ingegno, non diciamo proprio appetito, ma insomma l'occasione aguzza l'ingegno, ha fatto sì che io mi trovassi a fare delle orchestrazioni con mescolanze, misture, magari inaspettate. Non ho esitato ad accoppiare una violoncellista, in questo caso mi ricordo appunto Fanette Pelissier, che avevo scoperto in Francia in un gruppo di tanghi, mi era piaciuto molto, e l'avevo ingaggiata, mescolarla con un sax tenore brillante, dopo aver capito che ecco, si trattava di una donna che bionda, diafana, con tutta la nobiltà che il violoncello le conferiva sul palcoscenico, dava al pubblico la sensazione di un romanticismo assoluto. In realtà si trattava di una musicista di stampo molto moderno, che era tanto più contenta quanto più le davi delle parti veloci e rapide da suonare, tant'è che io appunto raddoppiavo all'unisono il fraseggio del sax tenore e ottenevo un bel suono misto di corda e di ancia. E meno felice la vedevo quando le chiedevo di essere romantica, di essere languida, di essere, come dire, esitante, con tutto il sapore del rubato, dell'esitato che la letteratura classica vuole da certi strumenti.
Allora il maestro chi è? Non lo so. Può essere Giuseppe Verdi, può essere Von Karajan. È comunque colui che con prepotenza chiede all'orchestra di piegarsi alla musica e la musica di piegarsi all'orchestra. Compito difficile, sovrumano, che ha dato l'illusione a certi grandi personaggi di essere degli dèi. Sia ben chiaro che io nella figura di questo maestro non c'entro. Comunque è un personaggio che mi ha sempre attratto, il fatto stesso di venire chiamato maestro. Mi ha sempre fatto sorridere e mi ha sempre dato il modo di interrogarmi su un fatto. L'orchestra ha realmente bisogno di un maestro? La musica ha realmente bisogno di un maestro? E qui le risposte possono essere controverse, perché se pensiamo per esempio alla scuola pianistica di Cortot e Michelangeli, i quali avevano stabilito che non si doveva fare niente di più di quello che il compositore aveva annotato sulla sua pagina scritta, senza permettersi libertà che invece, non so, Paderewski si permetteva, per dire, eccessi del periodo romantico. Tuttavia l'orchestra va fatta funzionare, tuttavia l'orchestra deve capire a fondo che musica sta suonando, l'orchestra deve essere frustata. E questo colpo di frusta deve arrivare anche al pubblico. Il pubblico deve sentire che c'è stata una frustata. E devo dire che io ho avuto occasione di ascoltare la televisione delle prove interessantissime dell'orchestra della Scala fatte dal maestro Mutti, e la capacità di quest'uomo nel cantare lui stesso all'orchestra la frase che doveva essere eseguita, nello spiegare le legature di frase, nello spiegare addirittura il perché storico che sottostava alla composizione di una determinata opera, faceva sì che dalle prime letture alle terze letture c'era un cambio di qualità fenomenale. Quindi il maestro ben venga e usi pure il suo frustino che è ben accetto. Il pubblico, in tante interviste mi sono trovato a dover dire, proprio interviste nelle quali mi si chiedeva com'è il pubblico francese diverso da quello italiano, com'è il pubblico americano, com'è il pubblico tedesco, e mi sono trovato sempre a dire il pubblico mio è uguale dappertutto, al di là delle barriere delle lingue, del tipo di teatri in cui si danno spettacoli. Il mio pubblico è sempre lui, perché sono comuni a tutti i miei vari pubblici degli elementi, cioè l'età è forse all'estero magari un po' più giovane, ma comunque una mistura di tutte le età possibili. L'estrazione sociale non ha assolutamente importanza, è comune a tutti il fatto di essere persone coltivate, di essere persone ricche di curiosità artistica e soprattutto
si tratta sempre di gente che non ha mai avuto la schiavitù della moda, cioè che sono disponibili a sentire l'attualità e non il senso del retro a tutti i costi, anche se io gli suono un valzer o se gli suono una mazurka, ecco. O se cerco delle sonorità di stampo molto antico e non elettroniche alla moda. Questo è il mio pubblico ed è così dappertutto. È così dappertutto. Mi piace ricordare, per esempio, delle signore anziane che erano state probabilmente in gioventù delle grandi ballerine di brani swing, e che quando io offro un po' di swing sul palcoscenico si illuminano e battono il piede alla perfezione, sanno ondulare, ondeggiare come ai bei tempi. Questo mi fa piacere ritrovarlo nel pubblico, così come l'elemento dello swing, per esempio, è un elemento che mi dà anche l'illusione che possa raggiungere il pubblico giovane, per il quale, al contrario del pubblico vecchio, è addirittura una novità, è una essenza non mai sentita. Il pubblico, poi, questo lo dico senza falsa modestia, il pubblico, lo sanno tutti i miei colleghi artisti, il pubblico fa lo spettacolo insieme ai musicisti, insieme al maestro, insieme al compositore. Il pubblico ha una presenza. Io purtroppo nella mia solita postazione nei concerti ho davanti a me il buio e addirittura le luci in faccia, quindi lo percepisco il pubblico attraverso così una specie di intuizione, attraverso la qualità dei suoi silenzi, attraverso la velocità o la lentezza dei suoi applausi. Allora, Happy Feet, musica per i vostri piedi, madame, tradisce un po' un mio gusto del meccanismo che si può instaurare tra un artista sulla scena e il pubblico in platea. Tanto mi fa piacere quando i critici e gli studiosi di quello che io ho scritto mi fanno dei complimenti intellettuali, tra virgolette, facendo ricerche sulle mie tecniche di scrittura, su certe trovate poetiche o di altro tipo, comunque letterarie. Tanto però invece il tipo di applauso che io desidero è un applauso di stampo circense. Proprio io lavoro con lo spirito dell'acrobata che percorre nel circo il filo teso e riesce ad arrivare dall'altra parte. E arrivato dall'altra parte, se vengo accolto da un bel applauso, sono consolato e sorretto dopo questa fatica dall'accoglienza del pubblico, in una maniera molto 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 antica. Io sono legatissimo a questo, ecco perché tante volte, mentre lascio che la massima libertà resti nel pubblico di immaginare quello che ha voluto immaginare, perché ciascuno è padrone della propria sensibilità e della propria fantasia, ragiona di fronte anche a un'opera d'arte con le proprie esperienze di vita, con i colori che ha visto con gli occhi, i sapori che ha gustato, gli odori, i profumi, ma
tanti ragionamenti difficili alla fine mi interessano poco. A me piace vedere il piede che si muove e che batte a ritmo. Questo per me è il più bel tipo di riconoscenza che mi può venire dal pubblico. Parlavo ieri del pubblico, del mio pubblico, dicevo dell'unicità del mio pubblico un po' sotto tutte le latitudini, però indubbiamente qualche peculiarità ogni pubblico ce l'ha. Prima di tutto mi piace vantarmi del fatto che il pubblico mio è un grande pubblico, perché ho avuto la fortuna di lavorare all'estero e di conquistarmi il mio pubblico un po' dappertutto. È un grande pubblico perché è la somma di tanti pubblici, i quali però sono dei piccoli pubblici. Piccoli nel senso che mantengono la qualità del piccolo pubblico, cioè la caratteristica dell'elite, cioè di gente che ha scelto un artista. Questo è avvenuto sempre con metodi antichi, tradizionali. Io, come raccontavo, sono sempre andato in giro con la mia valigia a incontrare il pubblico, non l'ho mai folgorato con degli exploit televisivi e con dei battage pubblicitari particolari, quindi è lui che piano piano mi è venuto incontro attraverso un tam-tam sotterraneo fatto di passaparola tra amici che si sono parlati di me e sono venuti a incontrarmi. Ogni lezione però può avere i suoi caratteri. Qualche mia canzone ha avuto più riscontro in una lezione piuttosto che in un'altra. Faccio il caso di Max, che è stato un grandissimo successo proprio da Hit Parade in Olanda, e molte mamme hanno chiamato i figli col nome Max e poi sono state così deluse quando mi hanno chiesto per che cosa voleva dire Max, e io ho dato tutta una spiegazione che era diversissima da quella che loro volevano conoscere, perché Max è un personaggio che, quando io l'ho con pochi tratti delineato, non sapevo bene chi fosse, avevo una vaga idea di un personaggio, un amico, ma nello stesso tempo che fosse uno che facesse un mestiere pericoloso. Poteva essere un guidatore di aerei o di macchine da corsa, un domatore di cavalli. Sapevo solo, nella mia immaginazione, che era una bella persona, un bel personaggio e soprattutto molto alto, con le spalle molto larghe. E con queste sensazioni io ho, nel mese di maggio, non mi ricordo più di che anno, inciso il disco, e 2 mesi dopo sono andato a fare una tournée in Canada. E ho voluto conoscere i veri abitatori di quelle terre, cioè gli indiani, e sono stato presentato al capo degli Uroni, il quale era alto 2 metri, aveva le spalle larghe così, e si chiamava Max. Queste sono cose che capitano durante i viaggi, e comunque il pubblico ha diritto alla sua immaginazione. Questo è importante. Io la libertà del mio pubblico la voglio salvaguardare a tutti i costi, perché non voglio mai lasciare dei messaggi, imprimere delle opinioni precise, ma voglio lasciarli sognare, ciascuno con i suoi colori, ciascuno con le sue esperienze, con la sua sensibilità. Un'altra canzone, per esempio, che ha sempre avuto un grande riscontro in Francia è stato Come lì. Non tanto perché nel gioco di parole venga fuori una parola francese, quanto perché ci hanno capito qualche cosa che forse altri non hanno capito. Questo l'ho verificato in una trasmissione televisiva che era dedicata a dei fatti di guerra molto crudi,
e mi è stato chiesto di cantare la canzone Comedy. Io ho domandato perché volete Comedy in una cosa di questo tipo. E loro mi hanno detto perché è la canzone degli addii. Avevano capito realmente l'essenza di quella canzone. Una faccia in prestito è una canzone che risale ad un ricordo vero e si ricollega alla mia grande passione per il jazz. In poche parole io mi riferisco ad un incontro con un grandissimo musicista di jazz che si chiamava Earl Hines, uno dei più grandi pianisti, detto il padre di tutto il pianismo moderno. E io ho avuto l'occasione di sentirlo dal vivo quando lui, dopo 20 anni di assenza dai palcoscenici di tutto il mondo, ha ripreso a fare concerti. Eravamo all'inizio degli anni 60 ed è venuto in Italia. Prima aveva fatto Londra, poi è venuto in Italia. E io mi ricordo benissimo che insieme ad un caro amico e mentore mio, Mingo Chiodo, grande esperto di jazz, ci siamo nascosti in questo teatro fin dal pomeriggio e abbiamo nell'ombra ascoltato tantissimi pianisti neri, americani, moderni, perché si trattava di un festival, che andavano a provare in solitudine. E poi siamo riusciti finalmente ad arrivare dietro le quinte al cospetto del grande Hines. E lui mi è apparso davanti come io volevo che fosse, cioè con questa bellezza nera, questi denti bianchissimi, vestito da boxer, cioè vestito con un accappatoio bianco come un boxer, la pipa in mano e un bicchiere di whisky nell'altro. Sono riuscito a ottenere un autografo su un vecchio cartoncino di sigarette Turmac. E poi, sempre di nascosto, noi due, io e il mio amico Mingo, siamo rimasti dietro le tende proprio del palcoscenico, e quindi abbiamo assistito allo spettacolo che doveva nel programma durare un quarto d'ora, 20 minuti, invece questo, con la forza sovrumana di un'arte superiore, ha incollato alle sedie la platea e solo la sua performance è durata un'ora e mezza. Questo ha poi portato alla conseguenza che le gambe mie hanno cominciato a fare Giacomo e avevo la macchina di mio padre e per tornare a casa ho fatto guidare dal mio amico perché non ce la facevo. Allora, per chi non avesse capito che cosa sia l'uomo camion, perché questo titolo, io posso soltanto spiegare che nello sforzo di raccontare certi personaggi ho finito, non è questa la prima volta, ho finito per arrivare a personaggi doppi, ecco, mescolando insieme, in questo caso, la parola uomo e la parola camion. Questo forse per un gusto anche pittorico, forse perché un po' di espressionismo ce l'abbiamo addosso tutti quanti, e forse proprio perché certi uomini finiscono per somigliare
al loro lavoro, oppure alle cose, agli oggetti, agli animali che li circondano, come certi padroni di cane che finiscono per assomigliare al loro cane. In questo caso l'uomo camion è un uomo molto semplice che si rivolge a una donna, in questo caso offrendole la sua protezione. È forse un camionista. È forse un camionista che forma un tutt'uno con il suo camion, con il quale ha la potenza di attraversare strade, di fare viaggi nella notte, di attraversare ghiacci, nebbie, neve. Non le sa offrire tanto se non... anche qui rientriamo nel realistico, se non la sua radiolina che, come ha fatto compagnia a lui, potrebbe far compagnia a lei. Facciamo un po' di letteratura con la miseria della mia bravura. È una rima. È la canzone Nessuno mi ama, parentesi, come mi amo io. È una canzone che mi è molto cara perché... dal punto di vista musicale è una in assoluto delle mie migliori canzoni, dove proprio il mio gusto musicale si è potuto muovere fino in fondo, soprattutto dal punto di vista armonico. C'è una specie di autoritratto. E a questo proposito mi viene da proporre ad eventuali ascoltatori una specie di quei giochi di società o che si fanno così alla fine di un pranzo dove ciascuno dice da suo son argomento ed è di delineare tre tipologie di persone che in qualche modo si possono somigliare o avere qualcosa in comune, cioè lo snob, l'intellettuale e il dandy. Ecco, cosa abbiano in comune queste persone e quale sia la migliore delle scelte da fare. Io penso, non so dare la soluzione a questo piccolo enigma, ciascuno si può divertire come vuole. È chiaro che la migliore è quella che scelgo, è quella del dandy. Non tanto arrivando fino al martire del dandismo come Baudelaire, ma comunque scegliendo nel dandy la figura di colui che sa apprezzare le cose belle e sa perfino amare se stesso, che è una cosa per me tra le più difficili che possono mai capitare nella vita. E infatti non ho esitato a mettere la parola dandy insieme a smoking nel testo di questa canzone. Io ho già avuto modo di spiegare tante volte quanta fatica io faccio a piegare la lingua italiana alle esigenze ritmiche e metriche della musica. La lingua italiana sappiamo tutti che è una lingua bellissima, scritta, anche magari parlata, ma per la musica estremamente difficile, per la mancanza di tronche, per la mancanza di accenti alla fine delle parole, per mancanza di elasticità delle sillabe. E quindi tante volte la mia vocazione di musicista mi porta anche a storpiare la lingua italiana o a mescolarla con altre lingue pur di ottenere almeno un risultato buono dal punto di vista musicale. Fatta questa premessa tecnica, che però volevo fare perché mi pare che la gente abbia il diritto di saperlo, io il diritto di farglielo sapere.
Mi è anche molto divertito ogni tanto affrontare altre lingue per la loro capacità filmica, cinematografica, teatrale, di raccontare al di là della precisione. Per esempio, con grande coraggio, per non dire incoscienza, ho affrontato la lingua napoletana. Perché dico lingua napoletana? Perché è una lingua la quale ha tutti i vantaggi del metrici e fonici del dialetto e nello stesso tempo è ormai assurta per opera di una lunga tradizione a una vera e propria ruolo di lingua. Ricchissima oltretutto di parole antiche che fanno sognare, che fanno andare lontano. Spassionatamente è una delle canzoni forse più riuscite o più volute in questi termini ed è una canzone dedicata ad una discesa verso il mare, come verso una divinità che attrae e che dà pace e nello stesso tempo euforia. Un discorso che riguarda un discendere dal caldo al fresco, un discorso che vuole essere mezzo monologo e mezzo dialogo, così tipicamente alla napoletana, come sanno fare loro quando discutono tra di loro in un angolo di qualsiasi argomento, con uno spirito che è sempre altissimo. Dedicato agli uomini soli che cercano così delle forme di miraggio, quella che io indico come una donna che fa la sua apparizione teatrale e forse sognata, non è detto che sia reale, è anche soltanto immaginata, ma poi tutto diventa sera e io la descrivo come questa luna che è come una scurisciata turcomana in mezzo al cielo. E tutte le volte che io mi sono esibito a Napoli, sapendo quanto loro tengano alla pronuncia, che io non avrei mai potuto raggiungere, alla pronuncia perfetta, che non è facile, perché mezza luna, se dici mezza vuol dire in mezzo alla luna, se bisogna dire mezza, che è una cosa molto difficile, non ce la facciamo. Però tutte le volte io prima di cominciare una canzone napoletana, delle mie napoletane, chiedevo al pubblico concedetemi le circostanze attenuanti. E vi sentivo rispondere dal fondo, concesso, avvocato, andate voi, accomodate. Sì, ma di Candapaie. L'ho scritta, diciamo proprio graficamente, come se fosse una parola azteca. E forse volevo descrivere un luogo di quel tipo, un luogo di solitudine, un luogo di non buona comunicazione, un luogo quasi sepolto e sommerso dall'antichità, ma le stesse sillabe della parola appartengono ad un'altra lingua ed è proprio il dialetto astigiano, Sima di Candapaie, che significa nel nostro dialetto astigiano siamo dei cani da pagliaio, che è proprio la definizione che si dà al massimo dei derelitti, ma che alla fine contiene nella vecchia saggezza popolare un pizzico di comprensione e un pizzico di amicizia. E quindi anche i Candapaie ogni tanto qualche zuppa viene offerta. Me ne vergogno un pizzico, perché
insomma, per fare questo testo, dopo aver scritto una musica che mi piaceva proprio nello stampo delle vecchie musiche spagnole, mi sono inventato una mistura di italiano, napoletano e spagnolo, maccheronico. Mi interessava in qualche modo l'argomento, cioè il sosia, la vicenda di qualcuno che è costretto a interpretare il ruolo di un altro e può essere oggetto di scambi, di equivoci. Il napoletano si è infilato bene perché non so, un attore napoletano, lo stesso Totò, il principe De Curtis, avrebbe potuto benissimo fare la parte di un individuo che travestito da ufficiale della polizia spagnola va in una casa di tolleranza e viene carpito e trattato come un gran signore dalla migliore delle amanti di quel personaggio. E me ne vergogno perché è una tale mistura di linguaggi diversi che può sembrare quasi qualcosa di goliardico, ma tutto sommato mi è servito perlomeno per riuscire a pubblicare questa musica che mi faceva tanto gol a poter mettere sul disco. Ci sono affezionato, sì, alla canzone Pretend, ci sono affezionato, come quasi sempre mi capita per le mie composizioni, per l'aspetto musicale, perché è una canzone che è venuta tanti anni fa sotto le mie dita con una certa eleganza che col passare del tempo non è mai scomparsa. Proprio per non rovinarla ho preferito farla eseguire in inglese, e scrivendo io, come in altre occasioni, il testo in inglese, pur non sapendo l'inglese, con l'aiuto di 7 dizionari sparsi sul tavolo, e cerco di dare subito un aiuto a quelli che come me ne masticano poco l'inglese. Pretend non vuol dire pretendi, vuol dire mascherati, ed è tutto un gioco di mascheramento che un uomo può fare nella sua vita per incontrare se stesso in altre formule. È quasi un gioco di specchi, quasi una fatica a riconoscere le proprie sembianze, nello stesso tempo cercarle e non lasciarle svanire. È una canzone, anche questa, un po' come lo sarebbe poi stata Nessuno mi ama come mi amo io, una canzone all'insegna del dandy. Messico e nuvole, come altre mie canzoni antiche, appartengono a un periodo in cui io mai mi sarei sognato di interpretarle, e quindi è una canzone che è stata scritta per altri interpreti. L'argomento vagamente legato alla storia dei divorzi facili che si potevano ottenere in Messico, non ha però niente né di sociologico né di politico. La frase che mi interessava è quella, diciamo, di stampo poetico, la faccia triste dell'America. Mi interessava parlare proprio soprattutto del paesaggio del Messico confrontato con l'America così vicina. Ho avuto la fortuna di trovare Enzo Iannacci, che rimane in assoluto per me, storicamente parlando, il più grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso.
E Iannacci è il personaggio che conosciamo, con una dose di follia anche visibile, non indifferente, manifestata puntualmente nel momento in cui lui ha registrato, io ero presente, questa canzone, l'ha cantata per tutto il tempo col microfono in mano coricato per terra, urlando come un disperato, sgambettando come solo lui sa fare, perché Enzo è una persona tanto matta ma quanto tanto sensibile, che ha bisogno di farsi coraggio, ha bisogno di sentire intorno a sé degli amici, ha bisogno di sentire della complicità. Io spero con quella canzone di avergli fornito motivo per tante sue escursioni in teatro, e comunque rimane la sua esecuzione, la sua interpretazione, uno dei motivi per me come autore di alta catalogazione. Io vorrei che le canzoni non si consumassero mai, anche perché le canzoni sono, almeno per un compositore, il profumo di un mazzo di fiori, e a forza di sentirle tante volte questo profumo rischia di andarsene. E la cosa mi capita tante volte, tant'è che quando cambio repertorio in orchestra sto ben attento a tenere fuori certe canzoni per poi pregustare il piacere di risentirne il profumo dopo un po' di assenza. Questo, vabbè, è un discorso tutto mio in quanto autore. È chiaro che però alcune canzoni hanno avuto più fortuna e hanno avuto più consumo presso il pubblico. Una di queste, direi in testa tutte, a parte Azzurro, la quale deve poi molto alla notorietà dell'interprete principale che è stato Celentano, ma la mia canzone forse più consumata è Via con me. La cosa mi fa molto piacere perché è una canzone tra le mie preferite, una canzone che mi ha dato molto da lavorare, soprattutto di forbici, perché è una canzone strettissima, cortissima, le cui cadenze musicali non permettevano di poter fare della letteratura, tra virgolette. Io forse sono riuscito a fare un po' di letteratura lavorando proprio di sintesi al massimo grado per spremere tutto il succo dell'atmosfera che il testo doveva esprimere nel minimo spazio possibile. Canzone tanto amata, tanto lavorata e per fortuna tanto consumata. Consumata al punto che non soltanto molte ditte, le più diverse, l'hanno usata come indicatif per le loro pubblicità, ma tantissimi registi di cinema, e questo mi è quasi inspiegabile, registi diversi, di film diversi, americani o francesi o tedeschi e italiani addirittura, l'hanno usata tranquillamente. Non lo so quale sia il perché, addirittura in un film americano ho avuto la sensazione che venisse, dato che se questo film americano si svolgeva a Parigi, che quasi con quella canzone volessero gli americani dare un'idea di Parigi. In questo caso mi sono sentito francese a tutti gli effetti. Sinceramente mi è molto
difficile spiegare le canzoni, non perché non si possano spiegare, qualcuno forse non si può spiegare, ma avendo io fiducia nel pubblico, penso che il pubblico sia capace, con la sua sensibilità, capacissimo di capire quello che io ho voluto dire. E se non lo capisce, perché forse io non sono stato capace di dirlo bene. E quindi però mi spiace fare un torto a me stesso, dando delle spiegazioni quando avrei dovuto rendere visibile l'invisibile. Onda su onda, comunque, interpretazione autentica dell'autore, è un... Anche questa è una canzone un po' come Aguaplano, una canzone quasi da enigma, quasi da indagine. Un uomo è caduto da una nave, da crociera, è stato spinto da qualcuno, è scivolato, si è buttato lui, punto interrogativo. Fatto sta che quest'uomo si allontana sempre più alla deriva e approda in un luogo meraviglioso, probabilmente il paradiso, probabilmente morto, o probabilmente è un paradiso che esiste, chi lo sa. C'è un antefatto che io ho costruito nel mettere insieme la canzone, proprio un po' con una tecnica da flashback. La donna di quest'uomo gli sta facendo un tradimento con il comandante della nave, e tutto questo potrebbe essere un movente, ma forse il movente è un altro, è più nascosto, è più segreto, è una solitudine che non si può comprendere se non dopo un vero e proprio naufragio solitario, approdare ad una riva segreta. Un gelato al limone è stata una canzone che mi ha regalato molto affetto da parte del pubblico, ed è una canzone, io credo, abbastanza riuscita, abbastanza ricca. Ecco, sia per la struttura musicale che per il testo, che stranamente nel caso mio è piuttosto lungo. È un testo dedicato a mia moglie ed è il discorso di un uomo che a questa donna che sta per entrare nella sua vita cerca di regalare quello che ha, quello che gli piace, quello che anche immagina che a questa donna possa piacere. Sono dei doni poi semplici, però carichi di forza, ecco, di convinzione. Questa canzone ha avuto anche una illustre interpretazione da parte di due grandi interpreti italiani in coppia, che erano Lucio Dalla e Francesco De Gregori, nel disco Banana Republic. Mi ricorderò sempre un'estate di quell'anno a Roma, in una Roma deserta, io e mia moglie stavamo andando in un ristorante, al fondo di una strada mi vedo comparire Francesco De Gregori, questa figura alta che si profondeva in scuse di lontano, si vedeva da lontano che mi chiedeva scusa, pian piano che si avvicinava, mi perdonerai, ma per Dio, ti perdono, anzi mi hai fatto un grande regalo a interpretare. Lui voleva farsi perdonare lo stile con il quale era stata interpretata questa canzone, che lui stesso giudicava più profonda di quanto
dicesse il tipo di esecuzione da loro fatta, ma era un tipo di esecuzione, come tutto il loro, questo disco molto riuscito, Banana Republic, molto di pronta sensazione, un disco dove le musiche quasi venivano semplificate per ottenere su uno schema ritmicamente rock e anche un po' hard, una presa ritmica molto efficace. E niente, anche questo è uno dei bei ricordi che fanno parte del catalogo dei miei amati clienti. Io li chiamo così ancora perché, ricordandomi la mia passata attività di avvocato, gli esecutori delle mie canzoni li voglio chiamare affettuosamente clienti. È un po' di spettacolo dentro lo spettacolo di questo uomo che va nell'ogione da lontano, cerca di intravedere questa bella donna di cui è invaghito, che in compagnia del marito è in platea o in un palco. Anche qui visto sempre con gli occhi di uno spettatore che in questo caso proprio si gode due spettacoli, cioè lo spettacolo che deve andare in scena in quel teatro e l'altro spettacolo invece di questo gioco di sguardi tra due persone innamorate, o forse una soltanto, perché io poi dopo non ho mai la certezza di quello che scrivo e non voglio neanche mai averla, e lasciare al pubblico tutta la libertà di immaginarsi la storia come meglio preferisce. E qui siamo sempre nelle ipotesi come in altre canzoni abbiamo incontrato. Questo individuo che è andato probabilmente in quel teatro unicamente per incontrare lo sguardo di quella donna e non è assolutamente un frequentatore di teatri ed è costretto a subirsi lo spettacolo vero. Lo spettacolo vero tuttavia probabilmente gli piacerà, perché si tratta di musica e quindi la musica è capace di cullare, di consolare, di attenuare passioni o esaltarne altre. Musica di stampo un po' verdiano. Io sono sempre stato un fanatico di Verdi e se posso dire molto tra virgolette, sempre levandomi il cappello, un antipucciniano, per parlare di grandi compositori di musica lirica italiana. E oltretutto direi che anche per uno che per la prima volta vada a vedersi uno spettacolo lirico con altri scopi, una musica di stampo verdiano probabilmente, insomma, lo rinvigorisce, non lo lascia completamente scontento. Allora, Un fachiro al cinema, canzone dal testo cortissimo, dedicata a un tipo che è costretto a contorcersi sulla poltrona di una sala cinematografica, perché anche qui c'è una donna che lo turba, una donna reale seduta a qualche filo davanti a lui. Intanto mi è abbastanza piaciuto, ogni tanto io mi devo compiacere con me stesso perché è consolatorio per un autore farlo, del titolo, perché è un titolo un po' alla Flaiano, mi fa venire in mente un marziano a Roma, ma soprattutto la parola fachiro e cinema messi insieme mi sembra che funzionino, facciano già un po' di show automaticamente. Chissà che film si è perso, questo non lo saprei dire, pensando a quella canzone, però chissà quanti film brutti mi sono perso, per fortuna mia. In verità io poi sono legato alla cinematografia proprio classica, quella possibilmente in bianco e nero, quella della grande scuola americana, della grande scuola francese e un po' anche della grande scuola italiana. Potrei dire che
sono stato un buon scopritore tanti tanti anni fa, ero proprio un ragazzo. Mi ricordo che nella mia città di Asti, città piccola con quattro cinematografi all'epoca, una notte d'inverno, proprio non sapendo cosa fare, completamente da solo, me ne vado fino alla stazione dove c'era un cinemino e mi sono visto proiettare un film di cui non sapevo assolutamente niente ed ero l'unico spettatore in sala. Sono uscito da questa proiezione convinto, benché quel film non avesse praticamente trama, ma aveva delle magie di natura fotografica, di tagli di immagine formidabili, convinto di aver visto una cosa meravigliosa e di cui non sapevo assolutamente niente. E per tanti anni ho continuato a ricordarmi questo film. Si chiamava Il bacio dell'assassino, un titolo che proprio non invoglierebbe un esperto di cinema ad avvicinarsi a questa pellicola. E almeno 35 anni dopo vedo, leggendo il Radio Corriere e qualcosa del genere, che in televisione davano questo film Il bacio dell'assassino, e ho avuto un soprassalto, vado a vedermi il regista, era Stanley Kubrick. So che poi lui, alla fine della sua vita, tutti quei film, compreso quello, li ha rinnegati, ma sappiamo chi era Stanley Kubrick e qual era il suo carattere. Per me rimane un film di una classe infinita. Dopo le sei è una canzone che ho composto in Francia, probabilmente ero in Normandia, durante una tournée. E ho ripensato alla visione che in certe pasticcerie, in certe gelaterie, davano certe signore di una certa età, dopo superati i 70 anni, e che però mantengono, se uno le sa guardare con una certa dolcezza, mantengono ancora intatte tutte le forze della loro giovinezza, sono ancora nascoste negli sguardi, sono capaci di tradire ancora dei sentimenti forti, sono anche sensuali nella loro vecchiaia. È una canzone così, di anche qui vista sempre dall'occhio di uno spettatore che se ne sta in disparte, che non indaga più di tanto, si ferma forse alle immagini esterne che possono dare queste signore. Immaginate anche così, per quello che da giovani dovevano essere state, per quello che il loro volto, i loro atteggiamenti ancora riescono a far ricordare. Hesitation è esattamente uno spettacolo non visto ma intuito. Canzone che è sempre rimasta un po' segreta nel mio repertorio, non di quelle più conosciute, che io però ho salvato dal dimenticatoio mettendola sovente in repertorio negli spettacoli. E ecco, una soddisfazione me l'ha data Fanny Ardant, che conosco molto bene, e che un bel giorno mi ha detto: vorrei provare a cantare, cosa che poi non è avvenuta per paura a sua, e sceglierei assolutamente Hesitation. E questo mi ha fatto piacere, perché intanto mi ha fatto riflettere sul fatto che certe canzoni mie vengono scelte per il repertorio degli spettacoli o per le compilation dei dischi, secondo criteri che tante volte non corrispondono poi alle scelte che ciascuno del pubblico saprebbe fare, vorrebbe fare. Prova ne è che alla fine degli spettacoli mi capita che qualcuno
mi stringe la mano e dice però non mi ha fatto quella canzone là. Io rispondo sempre, ne ho scritte 300, non posso farle tutte, però quello avrebbe scelto quella canzone, quell'altro ne avrebbe scelto un'altra. Tante volte quando si fanno queste scelte si usano criteri anche di natura pratica, perché hai un determinato gruppo di orchestra che ti funziona bene per certe canzoni e non per altre, oppure devi assolutamente rispettare quei sempreverdi che il pubblico sotto tutte le latitudini vuole risentire per una forma di nostalgia con se stesso, perché l'ha sentita 5 anni prima, perché qualcuno si è conosciuto, innamorato andando a quello spettacolo. Allora quindi c'è tutto un gioco di nostalgia. Comunque, virgola, Hesitation è uno spettacolo non visto ma intuito da una camera d'albergo al di là della porta che dà, chiusa, che dà in un'altra camera d'albergo. Ci sono dei segnali quasi elettrici, magnetici, che fanno intuire che di là c'è uno stato di esitazione tra un uomo e una donna. Chi ascolta, ma senza malizia, dietro la porta, fa delle supposizioni, ma immagina perfino l'arredamento, immagina perfino la presenza viva, quasi teatrale, di un mazzo di rose che non sono state capite. Tanti piccoli segnali che al di là di una porta chiusa, e soprattutto io insisto di pomeriggio, dico, perché il pomeriggio è il momento del massimo pathos della giornata, è il momento dei demoni meridiani, ne aveva già parlato molto meglio di noi leopardi con le favole antiche o meridiane. E quindi è una canzone di supposizione, di intuizione e perfino anche probabilmente di solitudine. Dunque, Razzmatazz, che è nel tempo la mia ultima fatica, nata da un sogno che è cominciato almeno 30 anni fa. Questo sogno era il desiderio di raccontare i primi incontri tra la vecchia Europa, forse un po' stanca di certi suoi miti così cittadini, storici, con la nuova musica nera americana che stava arrivando. Io ho fatto un lavoro molto, molto lungo in tutti questi anni, lavoro interrotto tante volte, poi ripreso, mettendo insieme un po' tutte le cose che sapevo fare. E quindi seguendo la vecchia legge del chi fa da sé fa per tre, tant'è che ho scritto tutta la storia, ho scritto la narrazione, ho scritto i dialoghi, e tutte le musiche, e poi ho fatto, rispolverando il mio vecchio vizio di pittore e di disegnatore, ho fatto circa 2000 tavole in cui racconto anche attraverso queste tutta questa storia. Il tutto finalmente è arrivato a disposizione il computer, che io non so adoperare, ma ho potuto avere il conforto di bravissimi montatori, e ho, diciamo così, assemblato tutti questi linguaggi per poter raccontare questa storia. Questi linguaggi all'inizio avevo paura che non andassero magari d'accordo. Il clima era un po' lo storyboard sonorizzato oppure lo sceneggiato radiofonico, proprio alla vecchia maniera, illustrato. Strada facendo mi sono accorto che non si davano fastidio e addirittura si aiutavano l'uno con l'altro. È un lavoro che ci va pazienza, parlo al pubblico, ci va pazienza per sopportarlo, è un lavoro un po' lungo perché dura 2 ore e un quarto,
però è un lavoro del quale sono contentissimo. Soprattutto mi consola il fatto che mi sono divertito come un matto. Ecco, Paris de Paris è una delle canzoni dei 28 brani di musica che appartengono alla colonna sonora di questo lavoro multimediale di cui ho parlato prima. Ed è giusto forse che io avverta il pubblico che quello che è raccolto nel disco è una selezione di alcuni brani della colonna sonora che però è nel DVD, cioè nel progetto multimediale, è una colonna sonora molto più ampia. E anche perché il pubblico non rimanga troppo sorpreso dal fatto che improvvisamente io mi metta a cantare, scrivere, cantare canzoni in francese, in inglese, abbandonando completamente l'italiano. Va avvertito il pubblico del fatto che queste canzoni appartengono alla trama del vaudeville che io ho raccontato, quindi appartengono ciascuna dei personaggi più precisi della storia, che sono personaggi francesi o residenti in Francia e sono personaggi americani di un gruppo di musical nero che viene ad esibirsi a Parigi in quegli anni. Paris de Paris è una canzone giocata su un calambur, o meglio su un gioco di parole. Io sono un vecchio enigmista, ho sempre avuto la mania dell'enigmistica e ho sempre amato giocare un po' con le parole. In questo caso addirittura mi sono permesso di fare un jeu de mots con una lingua che non è la mia, perché al plurale le Paris possono voler dire i Parigi, cioè le città di Parigi, e cioè le tante forme della città di Parigi e le scommesse. E infatti è tutto un gioco di scommesse. Io non sto a raccontare la trama perché preferirei che il pubblico acquistasse il mio lavoro multimediale e poi se lo possibilmente godesse a casa. Ça dépend è un'altra canzone che è legata ad una scena ben precisa della storia raccontata nel DVD ed è interpretata da due mendicanti con chitarra per la strada. Questi due mendicanti sono un uomo e una donna. Nell'occasione l'uomo lo faccio io, adattandomi a cantare in francese, e una bravissima cantante di Parigi che si chiama Nathalie Sardin, che è una specialista della vecchia tradizione della scuola di Edith Piaf, quindi canta ancora con quel sapore di povertà nella voce, con quel sapore rancido di una Parigi bruciata dall'assenzio, per carità, ma Nathalie è una ragazza morigeratissima, però ha assunto quello stile che rischiava di essere dimenticato. È stata adattissima per alcune canzoni in questo mio lavoro. Ecco, Yellow Dog è una canzone abbastanza importante nella trama di questo lavoro in DVD. È un blues che viene cantato nelle strade di Parigi da un girovago nero americano, una specie di un misto tra zio Tom e un cantante di blues dei più stravaganti e disperati, il quale ha un suo compito tutto un po' segreto, che è quello di ergersi a difensore dell'identità di una ballerina, l'identità americana di una ballerina di questo spettacolo che si deve produrre a Parigi, e vuole salvaguardare proprio un po'
la negritudine autentica di questa donna, al di là di tutti i pensieri sulla negritudine che invece in modo più sprovveduto gli europei in quel momento, pur tanto desiderandola, questa negritudine come una grande novità, però potevano farne interpretazione. Naturalmente questo si esibisce, questo vecchio nero che è soprannominato Dr. Jazz, si esibisce per le strade davanti ad un pubblico di passanti che sono dei vecchi pensionati, dei marinai in libera uscita, sono delle nurse con i bambini nella carrozzella, sono degli studenti. E fa attraverso questo blues una specie di sermone per spiegare a loro che cos'è il jazz. E lo fa in forma, lo dico tra virgolette, d'autore, in forma poetica, diciamo, cercando di, anche un po' astratta, cercando di far capire che jazz è un mistero fatto di nebbia, fatto di città rosse, città nere, città gialle attraversate così da un cane misterioso che non ha quasi un can da paillet, per tornare ai nostri linguaggi così abituali. Naturalmente tutto questo va sposato con le immagini. Io spero appunto che il pubblico riesca a queste canzoni qui a sentirle, ma contemporaneamente a vedere i colori che sono stati scelti, i tagli delle immagini, perché tutto prende una vita, diciamo, più coordinata. Ecco. Qualcuno mi ha chiesto, per esempio, perché io abbia intitolato una canzone in re bemolle, cioè abbia fatto ricorso addirittura nel titolo all'indicazione della tonalità del pezzo. Il fatto delle tonalità è un fatto tecnico, quindi normalmente non è di interesse del pubblico, però contiene delle spiegazioni, perché la scelta di una tonalità, nonostante il fatto che pubblico lo saprà, qualunque canzone si può comporre in qualsiasi tonalità, da quando Giovanni Sebastiano Bach ha temperato gli strumenti, però rimane misteriosamente un colore appiccicato ad ogni tonalità. Anche qui si potrebbe fare una specie di gioco e provare a sentire tanti musicisti e chiedere a loro qual è il colore della tonalità di Fa, qual è il colore della tonalità di Do, qual è il colore della tonalità di Mi bemolle. Potremmo avere delle risposte diversissime. Per me ci sono comunque delle tavolozze assolutamente precise, nel senso che Do è un bianco sporco, Re bemolle è nero ed è la tonalità la più cupa, la più cattiva che esista, e così come la sua corrispondente relativa a minore, Si bemolle minore. Re è marron, Mi bemolle è celeste, pallido, Mi è verde, verde scuro, Fa è rosso. Fa diesis è Bordeaux, Sol è grigio, La bemolle è anche quella un Bordeaux marron, La naturale è un rosso scurissimo, Si bemolle è un blu bleu marin, e Si naturale è un nero grigiastro. A gentile richiesta per gli amici di Radio 2, riapriamo il sipario su Rasmatazza, anche perché sono tante le canzoni che fanno parte di questa colonna sonora.
scegliendo per esempio la petite andresse, vale la pena forse di dire, ecco, io non ho mai voluto intitolare questo lavoro come musical, perché i crismi del musical, comunemente inteso, non appartengono a questo tipo di lavoro che ho fatto io. Ho preferito chiamarlo vaudeville, così, con una kermesse spettacolare in cui avvengono tante cose attraverso le quali la storia piano piano comincia a comprendersi. Nella storia la petite andresse è una canzone un po' a doppio senso, con un po' di malizia, in cui già il pensiero della negritudine, che è un po' il chiodo fisso di tutti questi personaggi europei che inseguono questa bellezza nera, che è stata come una grande rivelazione in quegli anni. Dico, questa canzone ha proprio un po' il gusto del vaudeville, con quel tanto, ripeto, di malizia, ed è cantata nella storia sulla terrazza di un bar da due artisti così, diciamo, di strada. Sarà una canzone che poi una delle ballerine nere, per averla sentita nelle strade di Parigi, durante poi lo spettacolo, richiamerà nel suo repertorio improvvisamente, quasi a far capire che lei si è studiata a Parigi, lei ha capito che cosa il pubblico sta desiderando. Lei è la negritudine, lei è la malizia, lei è un nuovo tipo di donna che gli uomini desiderano, le donne vagheggiano e un po' invidiano. Allora passiamo alla Java. La Java è la musica per una scena che avviene in una vecchia caserma napoleonica abbandonata, che è il covo di un gruppo di ladroni di Parigi che stanno festeggiando nell'occasione una recente impresa di furti per la città. È una scena in cui questi danzano questa vecchia danza della Java, che era probabilmente una danza di un tre quarti, ma di origine giavanese, proprio si chiamava Java perché era di origine giavanese, e urlano proprio in modo diavolesco questa musica, con parole qualche volta che hanno un senso, altre volte che sono segrete e fanno parte di un vocabolario tutto loro. Ed è una scena che comunque può caricarci di una certa tensione, perché proprio alla fine l'indagatore della storia, che è un vecchio commissario della polizia del buon costume in pensione, incontra proprio il capo della banda dei ladri, e questo risulta essere uno dei personaggi chiave di tutta la costruzione della storia. Ecco, The Black Queen, cantata da una voce nera di donna, nel caso specifico si tratta della mia cantante d'orchestra Ginger Blue, è l'ossessione, sia per la musica che per il testo, di uno dei personaggi che, nella, chiamiamola commedia per una volta tanto, questa storia, di uno dei personaggi che in questa storia mi sono più cari, ed è il personaggio di Zara, che è una cantante espressionista tedesca che arriva a Berlino e partecipa anche lei alla caccia della negritudine che sembra avvicinarsi all'Europa. Perché molti personaggi di questa Europa
tendono a intuire questa nuova bellezza nera che arriva da lontano e che presenta una musica con dei canoni diversissimi da quelli conosciuti e correnti, ma sovente in modo superficiale, perché ne abbiamo tanti rappresentanti di questa vecchia Europa, dalla borghesia ricca al grande stilista di moda, al signore inglese che apre una palestra chic a Parigi, all'italiano turista viveur che sta girando per le strade in cerca di un amante ideale, possibilmente esotica, e altri personaggi. Però quelli che invece capiscono il problema e lo soffrono anche un pochino con più profondità sono quelli che fanno per mestiere gli artisti, e cioè Flirt, che è il grande inventore di moda, disegnatore di vestiti di Parigi, e Zara, che è una cantante espressionista tedesca. Questi sentono più degli altri il contrasto dell'Europa con la negritudine americana, il contrasto tra due estetiche completamente diverse. In loro c'è un po' di senso della sconfitta e un po' invece di gusto della caccia verso qualche cosa che hanno intuito più degli altri e alla quale vogliono avvicinarsi proprio con tutta la loro personalità. Ricordando sempre che le canzoni di cui stiamo parlando appartengono alla colonna sonora di questo lungo lavoro che io ho fatto tutto da solo, lo posso chiaramente dire, regia compresa, se di regia si può parlare, in DVD, ed è tutta una storia dedicata appunto ai primi incontri negli anni 20 in una città emblematica per questi incontri, complice, adatta a farne testimonianza come poteva essere Parigi, tra la vecchia Europa e la giovane musica nera americana. It's a Green Dream è una delle canzoni chiave ed è la canzone cara a questi neri americani che sono arrivati a Parigi perché in un testo brevissimo, ripetuto, in modo un po' tribale, si immagina un ritorno, diciamo, ad antiche ascendenze della loro razza, e si evoca la terra del Mozambico come un paradiso perduto. Non dimentichiamo che sono neri americani che provengono da una deportazione e quindi hanno una loro patria lontana, mai dimenticata, rimasta proprio nel loro sangue, nei loro ritmi, nel loro modo di camminare, di vivere, di pensare, di immaginare, di sognare. Ecco, questo è un sogno verde, il sogno del Mozambico, terra perduta e che si vorrebbe ritrovare. Tante volte quando mi intervistano mi parlano di un mio esotismo che ricorre sovente nelle mie canzoni, ed è stato qualche volta fatta una supposizione e un accostamento illustre peraltro con Salgari, cioè di uno che stando seduto a casa sua a Torino o a Verona si immaginava l'India senza essere mai stato in India. E io per un po' di tempo ho accettato questa definizione. Forse l'ho perfino suggerita io stesso, perché era il caso mio. Io mi inventavo il Messico, mi inventavo Timbuktu, Babalù, tutti gli esotismi possibili del mondo, senza essere mai stato in giro per il mondo, senza averli mai conosciuti da vicino. Tuttavia ho capito dopo che non era veramente quello è il problema del mio esotismo. Il mio esotismo è un malessere
che i francesi chiamano l'ailleurs, il senso dell'altrove, tipico dei un po' degli scrittori novecentisti, ed è una forma di pudore che fa sì che certe storie, che magari possono essere quotidiane, normali della nostra vita reale, vengano invece trasferite in un teatro più strano, più lontano, più immaginifico, più fantasmagorico, per attutirne il senso della realtà e trasformare la povertà che può esserci nel contenuto di una storia raccontata in qualche cosa di più vicino alla favola, alla fiaba. Dopo 10 puntate in cui ho cercato di raccontare qualche cosa intorno alle mie canzoni, io vorrei salutare il pubblico che è rimasto ad ascoltarmi, ed è il pubblico della radio, un pubblico alla quale io ho appartenuto con molta, soprattutto da giovane, con molta partecipazione. Non so se era giusto spiegare le canzoni, perché sono cose poco spiegabili. Se sono riuscito a creare un po' di chiarezza, tanto meglio. Se sono riuscito a confondervi le idee, ancora meglio. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Ce soir, Paolo Conte. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it.